L'Ufficio Centrale Regionale della Corte d'Appello di Roma ha proclamato Nicola Zingaretti presidente della Regione Lazio. Si tratta di un atto dovuto dopo la vittoria elettorale del 4 marzo che ora spiana la strada alla nascita della Giunta e all'insediamento del Consiglio. Quest'ultimo farà il suo esordio dopo Pasqua, visto che il regolamento prevede che la prima seduta dell'Aula della Pisana debba tenersi il primo giorno non festivo due settimane dopo la proclamazione. Tempi più brevi invece per il varo della Giunta. Tra 10 giorni saranno presentati i 10 nuovi assessori. I vertici della Roma Multiservizi, società partecipata del comune che si occupa di pulizia e manutenzione dalle scuole al verde, hanno consegnato 30 lettere di licenziamento nei confronti di altrettanti lavoratori già messi in mobilità gli scorsi mesi. Le missive sono state consegnate a mano, scioccati i dipendenti che avevano ricevuto rassicurazioni su un prossimo incontro il 21 marzo per cercare un accordo in zona Cesarini con il comune di Roma. Molto critica l'opposizione. Ecco le sorprese Pasquali della Raggi ha attaccato il consigliere del PD Marco Palumbo, mentre Davide Bordoni di Forza Italia ha chiesto l'apertura immediata di una seduta dell'Assemblea Capitolina sul tema. Cala per il secondo anno consecutivo la tariffa sui rifiuti a Roma. Lo ha stabilito la Giunta Capitolina, precisando che il gettito previsto dalla Tari per quest'anno si attesta sui 771 milioni. La riduzione andrà a vantaggio sia delle utenze domestiche che delle imprese e degli esercizi commerciali. Il calo è stato reso possibile grazie al contrasto all'evasione, con l'eliminazione delle cosiddette utenze politiche e ribadendo la riscossione del tributo per gli immobili dello Stato e degli enti, degli Stati esteri e delle rappresentanze diplomatiche degli organismi internazionali, invariata l'esenzione per reddito fino a un valore ISEE di 6.500 euro. Procedono i preparativi per il Gran Premio di Formula E di Roma previsto il 14 aprile. Il quartiere dell'Euro si sta preparando al grande evento. Alcune tra le strade del quartiere scelte per trasformarsi nel circuito sono state riasfaltate nelle ultime ore. Polemiche per l'intervento effettuato nei pressi del centro congressi, dove il bitume è stato posato su un fondo stradale di San Pietrini in Porfido. Ma il comune rassicura, dopo la corsa le strade torneranno al loro aspetto originale.